Oggi ti insegno come giocare al tira e molla con il tuo cane. Ciao, se non mi conosci mi presento, sono Antonio Puccio, sono un dog trainer e aiuto le persone come te a costruire una relazione perfetta con il proprio amico a quattro zampe. Oggi ti insegno a giocare al tira e molla o alla contesa del gioco, come lo si voglia chiamare, attraverso giochi sicuri e adatti al tuo cane. Ringrazio Nima Pet per avermi inviato queste trecce da provare. Queste sono delle trecce in pile con una linea ammortizzata che permettono di andare ad agevolare quella che è la trazione che il cane esercita. Quando giochi al tira e molla col tuo cane dovresti utilizzare dei giochi che non siano troppo duri per la sua bocca, e questo per andare ad incentivarlo in quello che è la pratica del morso. Per iniziare dovresti sempre andare a stimolare quello che è l'istinto predatorio del cane attraverso dei movimenti rapidi e veloci vicino a lui. Ti faccio vedere. Una volta che il cane afferra la treccia, quello che andrai a fare saranno dei movimenti dolci lateralmente, non tirare verso di te. Questa tipologia di trazione non è amata da tutti i cani, quindi ti consiglio di andare a lavorare in maniera laterale andando a simulare quello che sarebbe lo scuotimento della preda da parte del cane. Bravo! Lascia vincere spesso il tuo cane per andare a rendere il gioco divertente. Evita di rubargli il gioco e offri sempre un'alternativa. Phil! Lascia, bravo! Bravissimo! Phil, pronto? Ah, bravo! Ale! Bravo! Giocare al tira e molla è anche un ottimo modo per costruire relazione con il tuo cane, ma per andare anche a costruire autostima e sicurezza di sé in quei cani che tendenzialmente sono più preoccupati e che hanno delle insicurezze. Fammi sapere nei commenti se giocavi al tira e molla con il tuo cane e se prenderai in considerazione questa modalità di gioco che ti ho mostrato.